Salve ragazzi e bentornati su Ib. Eravamo rimasti di fronte agli occhi di gatto con la forma di pesce in mezzo e ho anche le orecchie d'argento. Guardiamo un po' i dintorni. C'è un crack. Ciao. Oh, cazzarola, mi hai fatto cagare addosso. Vabbè. Ho paura. Salvo. Se rientrassi. Si è rotta. Già. Giochi a nascondino. Out. Ah. Un dipinto della luna. Non voglio avvicinarmi di nuovo a questo dipinto. Direi che sia una buona idea. No! Sono morto con un bitch slap. God damn it. Ok. Giochiamo a nascondino. Sì, stavolta non mi fai fesso, inizio da qua. Quindi si sono invertite, immagino. Yes! Found your bitch! Mi hai trovato? Avrai un premio. Ah, ho combinato la testa. Un talento dello chef. Ah! Quindi il coltello ha tagliato il pesce a metà e quindi ho ottenuto la cosa che mi serve. Inseriamo il pesce. Tantissima come sempre. Salviamo e andiamo avanti. Proprio quando viene dimenticato. Ah! Ma che cacchio tieni la saliva corrosiva? Ho fatto new game. Aspettate un secondo. Rieccoci qua, scusatemi. Continuo. C'è rimasto ben poco per vivere. Quindi evitiamo lo sputo di questo bastardo. Aggiungerei bastardo 50 volte. Un dipinto completamente bianco. Guardando più vicino c'è un piccolo numero nel centro, 9. Una lingua che continua a muoversi. Attento alle labbra. Ah, continuo a sbagliare. Eccoci qua un'altra volta, scusate. Quindi diceva attenzione alle labbra, io come un coglione ci sono andato vicino. Ho fatto ciao labbra, mangiami. Nota per me, cammina sempre al centro. Fottiti. La stanza dei bugiardi. Il 9 è sicuro quello in mezzo. Perché avevo visto un 9 di quel colore qui. 9, infatti il colore è quello. Veniamo verso il centro. La stanza dei bugiardi. Stand in front of the statue. Go west 3 steps. Then south 1 step. The statue.
bene, sono tutti bugiardi. Quindi quello in bianco dice la verità. L'unico a dire la verità è quello in verde. Allora, se questa è la stanza dei bugiardi e ognuno di questi dice una bugia, dice: l'unico che parla, che dice la verità, indossa il verde. Quindi, per l'opposto, essendo lui un bugiardo, questo è l'unico a mentire. Quindi il verde sicuro non è. Il bianco sicuro non è. I agree with the one in yellow. È d'accordo con quello speaks the truth. So, vediamo, lui è d'accordo con quello in giallo, no, lui è in disaccordo, quindi lui è in disaccordo che dice che questo dice la verità, ma lui è in disaccordo, quindi mente. Ah! Quindi, ricapitoliamo. Andiamo in ordine. Per esclusione, l'unico che non viene citato è proprio questo vestito in arancione o questo vestito in blu. No, neanche. Alla fine sembra che l'unico bugiardo sia... Allora, vediamo. Partiamo dal verde. Il verde dice questo, l'arancione dice questo. Questo dice che il bianco dice la verità. Il bianco dice questo, ma lui dice che è in accordo con il giallo. Ma se il giallo dice che questo dice la verità, lui non è, dicendo una bugia, non è d'accordo, cioè non è vero, quindi il bianco mente. E questo dice che il verde è quello che dice la verità, quindi è l'unico bugiardo. Per esclusione, l'unico a rimanere a dire la verità dovrebbe essere l'arancione. Ad est, 4 passi, a nord, 2 passi. Io userei questa, sinceramente. 4 a destra e 2 avanti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E sono morto. Fuck. Mi ci vorrà un po'. Un bel po'. Non mi dimentico di te, manaccia di cacca. Ah, stand in front. 4 a destra e 2 a... 2 su 1. Quindi qua 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sì, 4. Oh oh. Bugiardo. Bugiardo, bugiardo. Ah. Aspetta, ma il 4 di che colore era in tutto questo? 4 è viola. Però ci manca qualcosa. Qui c'era il 9, colorato di rosa, quindi è 9, 9, sarebbe 9 e 4, mi manca il verde. Proprio quando te ne sei dimenticato. Attenzione alle labbra, quindi immagino bisogna dare da mangiare a questa cosa.
ci ripristina gli HP il vaso. No, ma non credo, non penso che si tratti di questo. Ci sarà qualcosa indietro, probabilmente. Proviamo a vedere. La situazione già si è fatta abbastanza complicata. No, nessun numero mi sa, da nessuna parte. Qui c'è la tizia raccapricciante, qui c'è... Oh, vabbè, qui c'è un vaso pieno d'acqua nell'eventualità i miei HP stessero scarseggiando. Vabbè, non male, dai. Quindi riandiamo avanti, evitiamo le mani che escono dal muro, cercano di toccarmi. Stupratori. Quando hai dimenticato. Proprio quando te ne sei dimenticato. Eccolo qui. Quindi 18 per 9 più 4, se non sbaglio. 18 per 9 più 4. Un attimo solo, giusto un attimo. Proviamo così. Yes! 18 per 9 più 4, 166. Una mela nata da un albero. Ottenuto mela di legno. Ho paura di ciò che può succedermi, sinceramente. Ah, aia. Porca miseria, sì. Gustoso, ti lascio passare. Ok, possiamo attraversare la sabbucca. Ma questo per il momento mette fine a questo ennesimo episodio di IB. E noi ragazzi ci vediamo nella prossima puntata. Come sempre fatemi sapere, lasciate un mi piace e un commento. E fatemi sapere cosa ne pensate e in generale, beh, parlate ragazzi. Noi ci vediamo nella prossima puntata e ciao a tutti.